intanto vediamo Tortolì alle prese con l'acqua lì all'interno della piscina. Vediamo che ora si inizierà a lanciare il canestro. Ci provano e fallisce questo lancio all'interno del canestro. Vediamo, canestro ad acqua, Tortolì contro Seui. Vediamo il tentativo di canestro. C'è Pietro Muceli che ci prova. C'è Pietro, vediamo se è un buon cestista. Sì, bravo. Bravo Pietro, vediamo che anche Seui prova a organizzare i primi tiri. Vediamo un po'. Bisogna riempire questo palloncino e poi svuotarlo all'interno del contenitore, naturalmente dopo aver fatto canestro. Vediamo il lancio di Seui, se... ecco qua, si corre velocissimi per tentare il canestro. Sbagliatissimo questo tiro, ma è tutta questione di prendere un po' la mano. Non è neanche semplice, dovrebbe esserlo per magari gli adulti, perché sono più alti, magari il canestro è più semplice da realizzare. Vediamo un po', anche Tortolì ci prova e ci riesce, prende un buon canestro Tortolì. Vediamo Seui che finisce di riempire un palloncino per correre subito al... vediamo un po' Seui, e bene, bene così, ci riesce il giocatore di Seui. Intanto Tortolì prova a disturbare il lancio dell'aspirante cestista di Seui con il lancio dell'acqua. Vediamo anche Seui in fase di disturbo. Seui che prova a lanciare, attenzione, vediamo un po' il lancio. Brava, è caduto. Ai, peccato, è caduto per Seui questo palloncino all'interno della piscina colorata da cui si attinge ovviamente l'acqua. Vediamo un po' il disturbo con le pistole ad acqua delle squadre avversarie. Vediamo un po' se il baby atleta di Tortolì con la maglia bianca riesce a centrare il canestro. Vediamo, siamo tanto curiosi di sapere se tutti a Tortolì hanno imparato in queste settimane il gioco del basket un po' speciale, senza la palla a spicchi. Attenzione, vediamo un po', niente, fuori dal canestro questo tentativo. Vediamo Seui se ci riesce, bene, Seui ha fatto canestro con questo palloncino che viene svuotato all'interno del cesto in plastica bianca e poi di conseguenza all'interno del contenitore nero, che poi verrà portato lì al, non al peso, però a una teca trasparente per misurare la quantità raccolta. Vediamo i minuti, 3 e 17, quindi mancano 2 minuti e 40 secondi, 2 minuti e 40 secondi per Tortolì e Seui in questa sfida canestro ad acqua. Lo ricordo, il caposquadra è posizionato sopra un piedistallo mobile con un contenitore in mano. Giorgio, al volo, c'è qualche squadra che ha già giocato il jolly? Nessuna squadra, quindi si sente ancora in grado di sfruttare questa possibilità per raddoppiare il punteggio finale. Magari vogliono ancora, magari lo giocheranno sulla terza, quarta partita, quando capiranno che sul medagliere è il momento di osare, il momento di accelerare. Intanto ricordo che sempre qui alle nostre spalle, nel piazzale del palazzetto dello sport, sotto la copertura in lamiera zincata lì in fondo, ci sono panini e bibite. E mezzogiorno, cosa aspettate? Mezzogiorno e un quarto, la fame inizia a farsi sentire mentre gli atleti giocano il secondo round della seconda disciplina. Dal pubblico potete recarvi subito al baretto lì in fondo per degustare un buon panino e una buona bibita, perché ripeto, è mezzogiorno e anche da noi la fame si fa sentire. Ecco qua, fischio finale del round tra Seui e Tortolì. Vediamo chi ha fatto meglio.
6 celesti in rappresentanza del comune di Tortoli, oppure i blu di Seui, i cui secchi sono già stati, i cui contenitori sono già stati portati vicino alla teca trasparente. Vediamo un po' Seui cosa è riuscita a combinare. Ah, un po' malino sotto a metà della prima tacca, a metà della prima tacca. Vediamo Tortoli, più o meno uguale. Qua è una sfida al millilitro praticamente. Vediamo un po'. Ecco gli ospiti di Seui che si avvicinano, allora, lì al... Venite tutti. Perfetto, cosa fate? Dai, non siate timidi. Se l'unione fa la forza dovete... tu sei il portavoce? Fai vedere, girati come nelle squadre di calcio. Ce l'hai scritta dietro? Fai vedere. Là, la vedete la scritta, ragazzi? In regia. Seui. Sì, Seui, al contrario, la vedete però... è questa, la vedete giusta? Mi dicono che la vedono giusta, che insomma, mica sono gente così. Allora, dici qual è il motivo di fondo della vostra voglia di gareggiare come comunità? Beh, noi abbiamo portato lo spirito che muove tutte le nostre attività, ovvero quello di stare bene insieme e di divertirci insieme. Noi siamo l'unica banda musicale in Ogliastra e volevamo essere presenti per... appunto far vedere a tutta la provincia che effettivamente noi ci muoviamo in questo stile, divertendoci insieme, andando avanti uniti per raggiungere grandi obiettivi. Grazie, vedete tutta la squadra, la vedete? State più vicini, guardate qua dentro, si vedono? Sì, dalla si vedono benissimo, sì. Magari è anche l'occasione per fare un bel selfie, non vediamo il bastone però. Niente bastone, grazie mille, buon divertimento. Grazie Seui, in bocca al lupo per il proseguo della manifestazione. Arriva Tortoli, maglia celeste sky. È il portavoce di Tortoli, venite qui davanti allo schermo. Il vostro punto di riferimento è questo qua, dove io metto. Mi sa che c'è Pietro che non è timidissimo davanti alle telecamere, okay. Quindi Pietro. Tortoli, come siamo messi? Beh, siamo messi bene. No? Non mi pare. No, intanto ringraziamo dalla regia, sì, effettivamente ogni tanto è bello anche partecipare, non solo come dire, commentare da bordo campo, però insomma, pochi ma buoni, ce la mettiamo tutta. Come siete messi adesso? Come la vostra situazione di classifica? Ah, sì, per la classifica Vulsa. Penso primi. Per la classifica Vulsa primi, ragazzi. Grazie mille, buon divertimento, a dopo. Grazie Tortoli.